Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi parliamo di relazione di coppia. Sappiamo bene che le coppie hanno vita breve e che è difficile riuscire a mantenere una relazione per lungo tempo, soprattutto quando l'età passa, soprattutto quando ciascuno di noi ha i suoi bisogni, le sue necessità, le sue abitudini, facciamo fatica a condividere questo con l'altra persona. Che cosa ci ha raccontato uno studio dell'università di Wittenberg in Germania, uno studio pubblicato su Journal of Research in Personality proprio adesso, recentemente. Facendo uno studio su oltre 154 coppie eterosessuali, si è dimostrato che le coppie che hanno una maggiore autoironia, una maggiore capacità di autocritica in modo spiritoso, umoristico, in modo diciamo sereno e costruttivo, prima di tutto su di sé e poi anche sull'altro, e coloro anche che riescono a ricevere più facilmente i suggerimenti, le battute e diciamo le critiche in modo umoristico, sono coloro che riescono a mantenere più a lungo un rapporto di coppia. Quindi, se anche tu senti questa necessità di rivedere la modalità di darsi feedback, di darsi osservazioni sul comportamento dell'altro nella coppia e di ricevere osservazioni sul nostro comportamento, sui nostri valori, sulle nostre necessità, sui nostri bisogni, puoi anche tu cercare di risolvere l'argomento, il problema, cercando la via dell'umorismo, cercando la via dell'autoironia. Ovviamente parlane col tuo partner, con la persona con la quale condividi la tua vita di coppia e magari insieme riuscirete a risolvere più facilmente le vostre difficoltà, le vostre incomprensioni, le vostre piccole beghe quotidiane. Quindi questo è il suggerimento di oggi. Buona giornata e buona domenica a tutti. Ciao!